Benvenuti a Madeira, la perla dell'oceano Atlantico. Siete pronti ad esplorarla? Sì, ma prima bisognava arrivarci e con la nuova tratta di Ryanair in 4 ore si è sull'isola. Viaggio non troppo comodo, ma fattibile. Fun fact, la pista di atterraggio di Madeira è la più complicata in Europa. Ma state tranquilli, il pilota deve essere abilitato per effettuare l'atterraggio. E questa pista così temuta sarà l'unica strada in piano che incontrerete. Ok, questa strada ha giusto un po' di pendenza. Per visitarla sarà necessario noleggiare un'auto. Vi ho mai detto che mi fa impazzire l'idea di scoprire un'isola in questo modo? In questi 4 giorni vorrei percorrere ogni singola strada. Sicuramente si viene a Madeira per la sua natura incontaminata e per le sue numerose passeggiate itinerari. Questa mattina primo hiking con meta finale Greta, il Calderao Verde, che è una delle numerose cascate che si trovano su quest'isola, forse la più iconica. A bordo strada troviamo questi canali. È un sistema molto complesso che serve per l'irrigazione di tutta la frutta tropicale tipica dell'isola, come ad esempio le banane mignon. Sicuramente qui l'acqua non manca grazie al clima mite e quasi tropicale. Non ho mai visto una vegetazione simile, sembra di stare in una giungla. Abbiamo un piccolo problema, una cascata sul sentiero, e se bagno il drone FPV abbiamo smesso di volare. E allora mi sono ricordato che sotto lo zaino avevo questa cuffia impermeabile, la applico e possiamo passare. Che passaggi in questo percorso! E soprattutto adatto a tutti. È completamente in piano, ci sono giusto 2 scale, ma nulla di particolare. Mi raccomando, portatevi una torcia. Entriamo nel tunnel. L'ultimo pezzo è un susseguirsi di queste gallerie scavate nel tufo. Molto affascinante. E di cascate, e sotto alcune bisogna addirittura passarci. Munitevi di un abbigliamento tecnico e impermeabile, soprattutto impermeabile. Ah, ma ci sono anche le trote. E finalmente, come potete sentire, è qui davanti a me ben 100 metri di salto. Grandina, piove troppo, i satelliti non li prende, quindi non posso alzarmi più di 29 metri, però qualche ripresa l'abbiamo portata a casa. Che spettacolo questa cascata, davvero molto imponente. Sta grandinando veramente. Povero Mavic. Bagnati ma soddisfatti, torniamo indietro. Mi serve assolutamente un po' di energia. E allora, banana tipica dell'isola. Super dolce. Molto buona, molto buona. Dopo aver percorso qualche decina di chilometri, trovando strade con scorci indimenticabili sul mare, ma anche sulle montagne, siamo giunti finalmente in un posto in cui bisogna assolutamente recarsi se si viene a Madeira. Un luogo più unico che raro, la foresta di Lauri Silva. Si trova su un altopiano. Questa foresta è caratterizzata da piante della famiglia delle lauracee e sono praticamente estinte in tutta Europa, e questa è una delle poche foreste rimaste. Davvero molto suggestivo. Con questo tappeto erboso sembra di essere in una favola.
mese e il meteo è completamente cambiato. Questo è un'altra cosa che bisogna sapere di Madeira. Le condizioni atmosferiche cambiano in un attimo. In mezzo a questa nebbia non è stato facile, ma siamo tornati alla nostra macchina. Ancora una volta il paesaggio cambia completamente con questo bosco di conifere, quota 1400 metri. Impensabile, prima eravamo a livello del mare e ora siamo in montagna. Temperatura esterna 3 gradi, non male. Tutto questo sembra impossibile su un'unica isola. Un consiglio: oltre a visitare tutti i punti di interesse turistici, naturalistici, fatevi trasportare dall'istinto. Sarete anche un po' costretti, in quanto molte volte il telefono non prende e allora si esplora. Ad esempio, ora abbiamo trovato dei terrazzamenti che dobbiamo assolutamente riprendere. Questo totalmente a caso. È buona cosa segnarsi tutti i luoghi da visitare, ma non fate un itinerario, in quanto molto probabilmente andrà in fumo perché le strade chiudono oppure semplicemente piove. Per cui è meglio fare l'itinerario giorno per giorno arrivati sull'isola in base alle previsioni. Speriamo che domani la riaprano, se no sono 7 km a piedi da fare. Se nel cuore dell'isola doveste trovare brutto tempo, una soluzione potrebbe essere quella di spostarsi sulla costa, dove solitamente il tempo è decisamente migliore. Potremmo addirittura trovare una riproduzione del Cristo Redentore di Rio. Breve scalinata che ci porterà alla cappella di Nostra Signora di Fatima. Pochi la conoscono, ma è incastonata tra le creste meravigliose dell'isola. Sull'isola troviamo moltissimi punti panoramici, ma questo ha qualcosa di molto particolare. La prima cosa è che è a pagamento. Invece no, non è a pagamento. La seconda cosa è che è una terrazza in vetro posizionata sulla scogliera più alta d'Europa, 589 metri, a picco sull'Oceano Atlantico, e in più è la seconda più alta al mondo. Thank you.
concludiamo in bellezza la giornata battezzando la macchina con la cascata iconica di Madeira. La bellezza è data sia dalla cascata che cade direttamente sulla strada, ma anche dai bananeti circostanti. Del tramonto c'è un piccolo faro nella parte ovest, ma purtroppo noi non abbiamo avuto così tanta fortuna. Il sole si è nascosto dietro le nuvole e allora a caccia dell'alba nella parte est dell'isola. Ci sono delle scogliere a strapiombo impressionanti, viste con la luce giusta. Non siamo gli unici ad aver avuto questa idea, è pieno di fotografi. Dopo queste magiche riprese direi proprio che ci siamo meritati una bella colazione. Abbiamo immagazzinato tutta l'energia dell'alba per conquistare la vetta più alta di Madeira. Parcheggiato la macchina e siamo avvolti nelle nuvole. C'è anche un po' di vento, abbastanza croccante e freddo. Mi aspettavo qualsiasi cosa da quest'isola, ma no di certo di vedere e camminare sulla neve. Fino al pico do Areiro siamo arrivati, c'è l'osservatorio e ora proveremo ad arrivare al pico Ruivo, se il meteo ce lo permette. Adoro questi cartelloni dove ci spiegano sia i diversi itinerari
est e ovest. L'itinerario est più panoramico ma leggermente più lungo. Si trova anche l'altimetria, come vedete c'è un bel pezzo negativo e poi positivo. Al chilometro 4 si salirà parecchio. Proviamo a conquistare la vetta più alta dell'isola. Strada interrotta. No, che tristezza. Era l'esperienza che più avrei voluto fare sull'isola. Dovremmo assolutamente ritornare. Non demoralizziamoci, perché l'isola ha tanto da offrire. E allora la passeggiata, forse la più conosciuta dell'isola, il sentiero delle 25 fonti, o meglio 25 salti d'acqua, sarebbero delle cascate. Devo dire che è davvero unico camminare all'interno di questa foresta che ci avvolge completamente, e naturalmente troviamo sempre questi canali che servono per irrigare le piantagioni. Quello che mi stupisce è la differente vegetazione rispetto alla camminata per andare a vedere la cascata, quella di oltre 100 metri. Non c'è un paesaggio uguale su quest'isola. Queste sono le case tipiche dei veri abitanti dell'isola. Hanno questa forma particolare, triangolare, in modo tale che gli agricoltori riuscissero a scaldarle facilmente. Il tetto in paglia, perché la paglia era facilmente reperibile dagli agricoltori. Ora sono diventate una vera e propria attrazione turistica. Per concludere questo video, e forse anche perché ci mancava un po', siamo tornati nella foresta di Lauri Silva. Il luogo che ci ha colpito maggiormente e anche forse il luogo meno turistico dell'isola, ma quello che ci ha affascinato di più. Cosa dire di Madeira? L'isola con molteplici appellativi: l'isola giardino, la perla dell'oceano Atlantico, la Hawaii dell'Europa. Sicuramente dovete venire a visitarla. Mi ha stupito che, anche essendo un'isola non troppo vasta, si hanno tantissime e differenti ambientazioni, soprattutto per quanto riguarda la vegetazione. Sicuramente non è un'isola che si sceglie per il mare, ma si sceglie prevalentemente per la sua bellezza naturalistica, come avete potuto notare dalle varie escursioni. Adatta a tutti coloro che vogliono camminare un po' in paesaggi diversi dal solito, e anche a chi vuole fare qualche discesa in mountain bike. Abbiamo visto i furgoncini che portavano su e giù i ciclisti. Spero che questo episodio tour avventura di Madeira vi sia piaciuta, e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Se siete arrivati fino a qua e non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Ci vediamo anche su Instagram per rimanere aggiornati con spoiler e aggiornamenti e interagire. Al prossimo video, ciao! Io invece la definirei l'isola delle nuvole, l'isola del cambiamento improvviso, ma quanta bellezza che ci regalano queste nuvole!